Quello che sta succedendo in queste ore in Arabia Saudita è davvero incredibile e lo scopriamo oggi qui su FCM New Sport. Tutto ha a che fare con la Juventus. E voi mi direte: ma come? In Arabia Saudita si sta giocando la Supercoppa italiana che non vede coinvolta la Juventus, ma intanto c'è la Juventus di mezzo, con un giro incredibile di cui dobbiamo parlare oggi qui su FCM New Sport, che come sempre vi ricordo essere la casa dello sport, perché come sempre vi daremo informazioni sul mondo del calcio in maniera totalmente gratuita. Questo è uno dei pochi canali sulla piattaforma a non chiedere neanche un centesimo per i servizi che vi proponiamo, quindi se vi va iscrivetevi, che è assolutamente gratuito, e anzi grazie per i 56.000 iscritti, e ovviamente lasciate un like ai contenuti. Qui sotto in descrizione tra l'altro c'è una sezione dedicata ai commenti, lasciate spazio ai vostri pensieri. Allora andiamo alla notizia, perché sappiamo in questi giorni sta giocando la famigerata Supercoppa italiana e già ci sono una serie di polemiche che vogliono coinvolte le squadre partecipanti, ma anche la Juventus. Facciamo una ricostruzione, quindi rimanete con noi perché c'è tanto di cui parlare. Partiamo dal primo aspetto, che forse in molti non hanno capito. Perché? Perché alla vigilia della prima semifinale, quella che ha visto coinvolto il Napoli contro la Fiorentina con quel 3-0 targato Zerbin e Simeone, beh, molti giornalisti sauditi, che evidentemente col mondo del calcio non è che hanno molto a che fare, sono di fatto rimasti un po' sorpresi al fatto che non ci fosse la Juventus. Evidentemente le regole non erano poi così tanto chiare, perché l'Arabia Saudita aspettava con ansia l'arrivo delle squadre italiane, e piuttosto che vedere Milan e Juventus sono ritrovate Fiorentina e Lazio, due squadre che di certo non hanno grandi appeal, e l'hanno visto quasi come se fosse una sorta di sgarbo, cioè voi venite qua a creare una competizione e ci portate Fiorentina e Lazio piuttosto che Juventus e Milan. Di fatto c'è stata una serie di parole della D De Servio, che ha cercato di limitare un po' la situazione, e comunque va detto che le regole per questa nuova Supercoppa italiana sono chiare. Infatti per la prima volta, e facciamo un riepilogo, perché ci sono queste quattro squadre? Perché per la prima volta nella storia della Supercoppa italiana si va a creare una sorta di Final Four, una formula simile e scopiazzata dalla Spagna, che come detto da sempre, fino al 2019 è stata sempre a modo di finale. Dal 2019 in poi ha creato questa Final Four, in cui vanno le due vincitrici della Coppa Italia e della Serie A, e quindi su questo ci siamo. Prima infatti si giocava a Roma quella che era la finale tra la vincitrice della Supercoppa Italiana e la vincitrice della Coppa Italia e della Serie A. Oggi invece c'è un rimescolamento, perché Final Four con Napoli campione d'Italia, appunto l'Inter campione della Coppa Italia, Napoli campione d'Italia per quanto riguarda invece la Serie A, e poi Lazio in quanto seconda classificata del campionato di Serie A, e la Fiorentina come finalista della Coppa Italia. Perché ci si chiede in tutto questo? Perché in Arabia Saudita? Beh, presto detto, per i soldi. Ma quanti soldi ci sono di mezzo? Le due semifinaliste perdenti, quindi in questo caso parliamo della Fiorentina, che ieri ha perso, e vedremo oggi chi, appunto, tra Inter e Lazio, alle perdenti delle semifinali andranno 1,6 milioni di euro a testa. Alle finaliste andranno cada uno 5 milioni di euro, mentre chi vince avrà un totale di 8 milioni di euro. 8 milioni per due partite non sono un brutto bottino. Molti mi diranno: ma che sono nel mondo del calcio? Perché per capirci, la vincitrice dell'Europa League ha 4 milioni di euro come bonus per la vittoria, più 4,5 per la sola partecipazione alla finale. Tradotto, la vincitrice dell'Europa League ottiene dalla finale 8 milioni di euro. 4 per la partecipazione e 4 per la vittoria. Poi mi direte voi: sì, fa l'intero cammino. E l'intero cammino quanto costa? L'intero cammino dall'inizio fino alla vittoria finale costa 25 milioni. Ma un conto è una partita, anzi due partite in Arabia Saudita, proprio per questa Supercoppa. Un conto è una vittoria di un'intera Europa League. Per cui è chiaro che da questo punto di vista stiamo parlando di cifre importanti. Mai la FIGC aveva speso tali cifre, 8 milioni per la vincitrice della Supercoppa Italiana. Questo grazie a che cosa? Ai soldi della Saudi League.
altra mega polemica attorno a questa situazione è stato in questa sfida tra Napoli e Fiorentina il colpo d'occhio. Perché delle inquadrature che vi faremo vedere ora, proprio per quanto riguarda lo stadio, beh, di fatto nello stadio da 25.000 posti all'Astr, diciamo che evidentemente non ha fatto il pienone, perché i prezzi, nonostante si vendessero a prezzi abbastanza bassi, evidentemente non ne sono andati a ruba, perché abbiamo visto uno spettacolo indecoroso. Abbiamo visto, parte un tifo pari a zero, ma questo è normale, ma soprattutto abbiamo visto uno stadio semi vuoto. Stadio semi vuoto. E per una competizione del genere si va in Arabia Saudita per prendere pubblico e per cercare di far conoscere il calcio italiano anche al mondo saudita, che in questo momento, dove lo metti, lo metti. Ci sono soldi per tutti gli sport, non solo per il calcio, e per il calcio italiano. Beh, quello è uno spettacolo indecoroso però, perché vedere così poca gente allo stadio per una semifinale di Supercoppa, la tua prima Supercoppa italiana organizzata in Arabia Saudita, quindi di fatto, o meglio, non la prima Supercoppa, perché di fatto è da 4 anni che si gioca in Arabia Saudita, ma la prima volta che si gioca la Final Four, quindi semifinale, semifinale, finale. Forse per oggi sono visto un po' più persone. Secondo me per due aspetti. Punto primo, perché c'è l'Inter e quindi un po' più clamore, è la finalista della Champions League. Punto secondo, secondo me in virtù della brutta figura che hanno fatto ieri, secondo me oggi manderanno le persone gratuitamente allo stadio. Io ho questa percezione. Cioè, secondo me oggi magicamente vedremo tanta gente e sarà una mossa, diciamo, legata tra FIGC e appunto il contesto saudita, per dire non facciamo un'altra figura come ieri, perché le foto che circolavano, ma soprattutto le inquadrature anche dallo stadio in diretta su Mediaset della partita e dello stadio erano francamente indecorose. Tra l'altro la partita, al di là del risultato finale, che poi è stato 3-0, non ha dato questo grandissimo spettacolo, nonostante vi fosse i campioni d'Italia del Napoli l'anno scorso hanno fatto un calcio incredibile. La Fiorentina, che da tutti viene considerata una squadra che fa grande calcio, però ieri abbiamo visto sto grande calcio, anche perché Mazzarri, secondo me, ha fatto un po' il vecchio stile italiano, tutti dietro e poi colpire quando meno te lo aspetti. Per cui staremo a vedere. Sta di fatto però che la polemica è nata proprio dai giornalisti sauditi, e sauditi che dicevano, ma qua Fiorentina e Lazio che ce ne frega a noi? Juve e Milan vogliamo. Questo per farvi capire che accolgono una competizione di cui neanche conoscono le regole, perché va bene che è nuova, però le regole erano abbastanza chiare. Quando sono arrivate le squadre, si sono trovate la Fiorentina e la Lazio e non sapevano il perché della presenza della Fiorentina e la Lazio. Questo per farvi capire che quando si va a fare qualcosa in Arabia Saudita è puro spettacolo. Non c'è una competizione vera, è spettacolo. Si va lì per dare un po' di spettacolo alla gente, si va lì per creare un po' di appeal e basta. Cioè, per farvi capire, anni fa, a uno spettacolo realizzato in Arabia Saudita, facciamo un altro esempio, il mondo del wrestling è andato in Arabia Saudita e ha cominciato a fare un giro di soldi grazie all'Arabia Saudita, sono arrivati là nel 2000, un anno, due anni fa, ora non ricordo esattamente, e i giornalisti hanno chiesto dov'è Andre the Giant, che è morto 20 anni fa. Cioè, loro hanno una visione molto spettacolare dello sport, che lo vedono alla TV e basta e finisce lì, per cui non vanno ad approfondire. Ed è per questo che quando sono arrivati Fiorentina e Lazio hanno detto ma dove sono Juve e Milan? Perché loro volevano creare lo spettacolo, dare i soldi per lo spettacolo e fare tutti contenti e dire guardate l'Arabia Saudita che fa un altro evento del genere. E francamente questo intanto come dire, è una risatina, me la immagino dalla dirigenza della Juventus, dice ma noi forse lì avremmo fatto un po' più di clamore. Immagino una competizione come questa con Juve e Milan sarebbe stata per l'Arabia Saudita sicuramente più affascinante. Di fatto però che interrompere una sorta di campionato, o meglio un campionato a gennaio con la partenza, diciamo che è una forzatura, diciamo così, sì è una forzatura. Chiaramente tutto questo va a favore secondo me di tutto questo della Juventus, perché? Perché Juventus approfitterà del viaggio dell'Inter, secondo me Juventus spera che l'Inter possa vincere questa competizione, perché vorrebbe dire fare due partite, quindi un po' più di stanchezza e un po' più meno energie. Cioè, meno energie sicuramente per un campionato che ora vedrà una Juventus coinvolta in una lotta allo scudetto in cui avrà un piccolo vantaggio, cioè l'Inter non gioca questa settimana, quindi la Juventus virtualmente potrebbe andare al primo posto.
e poi giocarsela tutta nello scontro diretto del 4 febbraio. Ditemi una cosa qui sotto nei commenti su tutta questa vicenda, su cosa ne pensate, su tutte queste cifre, soprattutto sullo stadio vuoto, insomma, che idea vi siete fatti di questa vicenda della Supercoppa italiana giocata in Arabia Saudita.